Partiamo con Sassuolo Genoa alle 18.30 da Zon, quindi tra pochissimo. E allora sentiamo Parrotto e Avanzini. Sono sei gli indisponibili nel Sassuolo, che ritrova Ruan, il brasiliano rientra dopo il turno di squalifica, ma non ci saranno gli infortunati Obiang, Viti, Vigna, Racic, De Frel e poi anche Agustin Alvarez, ma su quest'ultimo c'è una bella notizia, perché dopo l'infortunio al crociato che lo ha tenuto fermo da maggio sino a questi giorni, tornerà in campo sabato prossimo con la primavera. Dionisi invece dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Toglian e Pedersen sulle fasce, Martin Erlich e Gianmarco Ferrari al centro della difesa. A condurre le operazioni in mediana invece Matheus Henrique e Daniel Boloca, nonostante gli errori con l'Udinese, insomma, sono due giocatori fondamentali e partiranno nuovamente dal primo minuto, mentre in avanti Berardi, Lorientè e Pinamonti sembrano essere certi di una maglia da titolare. Qualche dubbio sul trequartista, con Torsved in vantaggio sia su Bairami che su Volpato. Ancora assenti Messias e Retegui nel Genoa, che doveva affrontare quest'oggi il Sassuolo. Due assenze assolutamente importanti, che faranno cambiare ovviamente la zona offensiva della squadra rossoblu. Per il resto non ci sono grandi novità in formazione, con Vasquez posizionato ancora sulla linea dei centrocampisti a sinistra, quindi in porta la formazione dovrebbe essere questa: Martinez, poi i tre difensori Dragosin, Bani e De Winter, con Dragosin che si posizionerà però a sinistra, Bani al centro e De Winter a destra. Sabelli sull'out di destra di centrocampo, con, come abbiamo detto, Vasquez, il messicano, a sinistra. In mezzo il trio che ha giocato contro la Juventus, ovvero formato da Malinowski, Frendrup e da Badel. Davanti è sicuro il Kudmundsson, naturalmente. Ad affiancare dovrebbe essere Ekuban, che dovrebbe tornare dal primo minuto dopo gli ottimi 45 del secondo tempo contro la Juventus, quando ha fornito l'assist per il gol del pareggio dell'Italia. Irlandese. Linea allo studio. Stefano, come finisce Sassuolo Genoa? Ma sono due squadre che esprimono un bel calcio, hanno una personalità definita e si lasciano vedere, però insomma è una partita chiave per il Sassuolo, quindi dico Sassuolo Genoa 1. E andiamo all'altro match delle 18.30 con Empoli-Lazio su DAZN. E allora cominciamo con Galli per l'Empoli e Sticozzi per la Lazio. Mancheranno anche stavolta Belezinski e Caputo, che si vanno ad aggiungere a Pezzella, quindi Andrea Zoli dovrà ridisegnare l'attacco. Intanto in difesa davanti a Berisha ci saranno come centrali Ismaili e Luperto, sulle fasce Ebuei e probabilmente Cacace in ballottaggio con Bastoni. A centrocampo c'è una situazione di maggior traffico, con in cabina di regia il dubbio fra Grassi e Ranocchia, e poi a giocarsi due maglie sulle mezzali ci sono Marin, Kovalenko, Fazzini e Malè, con questi ultimi due che sono i favoriti. In attacco tutto ruota intorno alle condizioni di Baldanzi: se verrà schierato dal primo minuto può rimanere fuori uno fra Cancellieri e Cambiaghi, mentre come punta centrale dovrebbe rivedersi Spendi dal primo minuto, proprio per l'indisponibilità del titolare Caputo. Dopo aver incassato in casa con l'Inter la settima sconfitta in 16 giornate di campionato, la Lazio di Sarri prova a ripartire dal Castellani di Empoli, dove il tecnico toscano, ex della sfida, ritroverà Isaksen e Patrick, ma non riuscirà a recuperare Romagnoli in tempo per lo start del match settato per le ore 18.30 di oggi. Altro problema in rifinitura per il difensore centrale, altro problema al polpaccio ad Empoli. Mancherà anche Lazzari, squalificato, cartellino rosso diretto nel finale della gara contro l'Inter. Eccolo il 4-3-3 sarriano: Provedel tra i pali, difesa a destra e a sinistra con Yusai e Casale, Patrick e Pellegrini, Rovella confermato in mediana dopo la buona performance con l'Inter, affiancato da Guendouzi e Kamada. L'attacco dei titolarissimi: centravanti capitana Ciro Immobile, lui affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni. Ancora una volta Luis Alberto parte dal primo minuto in panchina, dovrebbe essere favorita invece la riconferma di Kamada. A voi studio.
Bivio per la Lazio, come finisce? Bivio anche per l'Empoli, caro Marco, però la Lazio deve tornare al successo se vuole ancora essere, diciamo, protagonista in questo campionato e agganciare un posto importante che vale loro. Due. E andiamo ad un altro match della giornata di oggi, 20:45, da Zone Sky, per vedere la partita Monza-Fiorentina e allora Ferrario e Conti. È un Monza che deve cercare il riscatto contro la Fiorentina in casa dopo la batosta di San Siro per 3-0. Sono tante le critiche che Palladino e i suoi ragazzi hanno ricevuto in settimana e lo stesso Palladino ha risposto in maniera pungente in conferenza stampa proprio ieri a queste critiche. È un Monza che, come detto, affronta una Fiorentina, una squadra molto coraggiosa, con un allenatore come Vincenzo Italiano, che possiamo paragonarlo in questo senso a Raffaele Palladino. Venendo alla probabile formazione 3-4-2-1, quindi si ritorna alla difesa 3 con Di Gregorio tra i pali, difesa composta da Caldirola, Pablo Marì che ritorna e D'Ambrosio. A centrocampo ci saranno Gagliardini e Pessina, Gagliardini in ballottaggio con Akpakpro, sulla fascia destra Birindelli, sulla fascia sinistra Kyriakopoulos, in attacco Dani Mota con Valentin Carboni in supporto di Lorenzo Colombo, e quindi prima esclusione per Andrea Colpani. Va a Monza la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronta una squadra contro cui non ha mai vinto in Serie A, un pareggio e una sconfitta nelle due partite della passata stagione, in particolare al Liu Power, terreno di gioco della sfida odierna. Lo scorso anno la squadra viola ha perso. Le mosse di Italiano per fronteggiare la minaccia Monza: 4-2-3-1, alcune scelte piuttosto obbligate per il tecnico Gigliato. In porta Terracciano, davanti a lui Caiode sulla fascia destra, out Martinez quarta causa influenza, al centro dunque Milenkovic con Ranieri e più Biraghi di Parisi sulla fascia sinistra. Pronti a rientrare dal primo sia Arthur che Duncan nella linea di centrocampo, forfè anche per Bonaventura, problemi fisici per lui. C'è Barak che ne prenderà il posto, sfida Ikoné Kwame sulla destra con il francese favorito e Sottil Brecalo a sinistra con il figlio d'arte pronto a prendersi una maglia da titolare, così come Beltran a discapito di Nzola. Studio. Stefano, anche qui punti importanti per l'Europa. Sì, è così, assenze pesante nella Fiorentina, ma vedo la squadra viola che potrebbe centrare il colpo, quindi dico Monza-Fiorentina 2. Andiamo al match delle 20:45 sempre di venerdì di questa sera su DAZN, Salernitana-Milan, e allora per la Salernitana Esposito, per il Milan gioia. Sì, dubbi di formazione in tutti i reparti per mister Inzaghi, che contro il Milan potrebbe riproporre il 4-3-2-1. Ojoa è ancora out e toccherà a Questilio difendere i pali. Mazzocchi torna a destra, stante il totale recupero di Bradaric. Occhio alla coppia centrale. Provato è stato bocciato dopo la gara col Bologna. Daleluk è visto come prima alternativa a destra come terzino bloccato e Gomber non è il muro ammirato la scorsa stagione. Così possibile tandem Fazio-Pirola con il comandante rivitalizzato dal ritorno del suo mentore Sabatini. In mediana, con maggiore out per squalifica, si viaggia verso la riconferma di Koulibaly con Castanos e Mutra Boinen e Legoschi a completare il terzetto di centrocampo. Davanti, Dia e Candreva potrebbero spuntarla su Chouana e Cabral. A guidare l'attacco, uno tra Simi e Pimesi. Nonostante i tantissimi infortuni che il Milan ha subito in questi mesi di stagione, a Salerno i rossoneri si presenteranno con una formazione di fatto titolare, eccezione fatta per Simon Kjær, che prenderà il posto dell'infortunato Malik Chau. Per il resto Pioli potrà contare su tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria, appunto Kjær, Tomori e Tornanis in difesa, Bennacer, Loftus-Cheek e Reinders a centrocampo, e poi davanti il tridente Pulisic, Leao
e Giroud. Quindi una formazione, un 11 praticamente composto da i cosiddetti titolarissimi, per cercare, per trovare continuità, per dare continuità alla bella vittoria contro il Monza, quella in trasferta con Newcastle, e cercare di avvicinarsi al Natale con un sorriso ben più importante rispetto a quello che ha campeggiato negli ultimi mesi di campionato. Milan che non avrà ancora a disposizione diversi giocatori, comunque non ci sarà Ciao, non ci sarà Calulu, non ci sarà Caldara, non ci sarà Pellegrini, né Sportiello, né Musa, né Okafor, ma torna titolare Bennacer dopo 226 giorni dall'ultima volta. Studio. Stefano, situazione difficile per la Salernitana, il Milan che vuole continuare a salire. È vero, la Salernitana disperata, Walter Sabatini ritorna a Salerno ma non scenderà in campo, dunque Milan favorito, e dico Salernitana-Milan 2. Passiamo alla giornata di sabato, 12:30, il launch match tra Frosinone e Juventus su DAZN, e allora per il Frosinone Martini, per la Juventus Di Noi. Dopo l'inaspettato quanto largo successo ai danni del Napoli, il Frosinone vuole provare a regalarsi un altro pomeriggio da favola, domani alle 12:30 contro la Juventus. Mister Di Francesco dovrà rinunciare a Calai, Marchizza, Mazzitelli, Reniere e Oyonu, oltre allo squalificato Okoli, e ha un solo grande dubbio di formazione legato a Lusuardi e Ibrahimovic. Col giovane brasiliano in campo infatti sarà 3-5-2 come accaduto in Coppa Italia, mentre se dovesse giocare il classe 2005 tedesco sarà 4-3-3. Tra i pali tornerà Stefano Turati, che ha riposato in Coppa Italia, difesa composta da Monterisi, Romagnoli e appunto Lusuardi, gli unici tre centrali a disposizione di mister Di Francesco. Lirola e Garitano sugli esterni, con Gelli, Barrenecea e Brescianini a comporre la mediana. In avanti Sulé a sostegno di Caio George, che sembra in netto vantaggio su Khedira. La Juventus a Frosinone per riprendere il filo della vittoria perso una settimana fa in quel di Genoa. Allegri senza Ken, ma anche senza Chiesa, grande assente dell'ultima ora per un fastidio al tendine rotuleo, niente Frosinone per lui, recupera però il tecnico livornese Adrien Rabiot, pronto a riprendersi il posto dall'inizio. Szczęsny tra i pali confermatissimo, con il terzetto Gatti, Bremer, Danilo in difesa, con il primo ex di giornata favorito su Alexandro. Più avanti cambiato sulla destra con Kostic a sinistra, tridente di centrocampo centrale con McKenny, Locatelli e Rabiot, tutti in vantaggio su Fabio Miretti. In attacco, come detto, con l'assenza di Federico Chiesa, è pronto dal primo minuto Dusan Vlahovic, al suo fianco il numero 14 Arkadiusz Milik, in vantaggio sul giovane Yıldız. Da Torino, Simone Di Noi, linea allo studio. Stefani Palomeri, la gioventù del Frosinone contro l'esperienza della Juventus, come sì, finisce? Ma non solo, perché abbiamo sentito tante assenze anche nel Frosinone. Di Francesco probabilmente si metterà a specchio, 3-5-2 contro il 3-5-2 della Juventus, non ci sarà Chiesa, ma la Juventus non si farà sorprendere, dunque dico Frosinone-Juventus 2. E andiamo al big match di sabato ore 15, Bologna-Atalanta, da Zone Sky, le TV che trasmetteranno questa partita. E allora andiamo a sentire Bosello per il Bologna e Iannarelli per l'Atalanta. Il Bologna ancora inebriato di gioia dopo il successo in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro per 2-1 prepara la sfida contro l'Atalanta di domani allo stadio Renato Dall'Ara alle ore 15, uno stadio che sarà vicino al tutto esaurito. Ancora indisponibile Carson, così come Sumarò, potrebbe ritornare tra i convocati Riccardo Orsolini, quantomeno per dare una mano a gara in corso. Il dubbio resta in porta perché Thiago Motta è indeciso tra Ravaglia, grande prestazione la sua contro l'Inter e ancora prima contro la Roma, o mettere nuovamente Luca Skorupski, fermo in panchina da due giornate, come detto. In difesa certamente tornerà Posch, così come Bocchema e Calafiori, che saranno i due centrali, e sulla sinistra si avrà smaltito lo stato febbrile di mercoledì, ci sarà Christiansen. In mezzo al campo Freuler guiderà la squadra sulla linea mediana, supportato dalle due mezze ali Moro e Ferguson. In attacco Salamakers a sinistra, Zirkzee ovviamente prima punta dopo i lampi di San Siro, e sulla destra ci sarà Dan Ndoye, fresco di prima rete in rosso-blu.
sfida Champions o comunque europea tra la vecchia e la nuova Cenerentola del calcio italiano, l'Atalanta di Giampiero Gasperini sfida il Bologna di Thiago Motta in un match davvero interessante. Il tecnico nerazzurro recupera Scamacca, l'attaccante si è allenato in gran parte col gruppo negli ultimi allenamenti, dunque potrebbe essere convocato per la sfida di Bologna, o altrimenti non verrà rischiato e ritornerà in casa con Lecce. Comunque ormai ci siamo per il ritorno del numero 90. In attacco ci sarà Luis Muriel, miglior marcatore europeo della storia dell'Atalanta con 12 gol, 4 reti nelle ultime 3 partite, quindi sarà il colombiano a gestire l'attacco insieme a Lookman e Koopmeiners, con il dubbio De Ketler che verrà sciolto negli ultimi istanti utili. Per quanto riguarda il centrocampo, Pasalic e Deron, con Zappacosta e Ruggeri. Davanti a Musso ci saranno Scalvini, Gincity e Kolasinac, che torna dall'infortunio. A voi studio. Ricordiamo che questa è una delle partite dove i nostri ascoltatori devono indovinare il pronostico. Bologna-Atalanta, come finisce, Stefano Impallomeni? 2-1 per l'Atalanta, mi accodo anch'io, no? Mi inserisco anch'io e gioco con i nostri amici. 2-1 per l'Atalanta, con Muriel grande protagonista, l'Atalanta che non vince in trasferta da fine ottobre, quindi è arrivato il momento, contro un lanciatissimo Bologna. Io la vedo così, sbaglierò, ma insomma Atalanta-Bologna, 2-1 per il Bologna. Scusa, 2-1 per l'Atalanta. Altro match, ore 15 su DAZN, Torino-Udinese. Allora, per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchiol. Sono attesi oltre 20.000 spettatori per l'ultima gara interna del Torino, che sabato pomeriggio alle 15 ospiterà l'Udinese. I granata di Ivan Juric vogliono la quarta vittoria interna consecutiva per rinforzare la propria posizione in classifica e magari per provare a dare uno sguardo alla zona Europa. Il tecnico ha un solo dubbio di formazione, perché Bellanova sarà squalificato se la giocano Lazzaro, Vojvoda e Soppi per due posti sulle corsie laterali. In difesa dovrebbe confermare Tamezze, che tanto sta facendo bene da braccetto, quindi con l'ex Verona nella retroguardia formata e completata da Buongiorno Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Ricci spera in una maglia da titolare, ma al momento parte indietro rispetto a Linetti, Vlasic e Ilic. In attacco, come al solito, la coppia formata da Sanabria e Zapata, con il colombiano che affronterà un'altra sua ex squadra, l'Udinese, dopo che ha già segnato una doppietta all'Atalanta. Dopo aver subito una nuova rimonta tra le mura amiche, stavolta contro il Sassuolo, l'Udinese si prepara ad affrontare in trasferta il Torino, quindi dove affronterà il granata di Juric. Mister Cioffi recupera un pezzo, João Ferreira ha infatti scontato il turno di squalifica, mentre ne perde però un altro a centrocampo, perché Pagero è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso che ha rimediato nella gara contro i ragazzi di Dionisi. Quindi formazione probabile che prevede Silvestri in porta, il rientro di João Ferreira nella linea 3 davanti all'estremo difensore, con Cabasele e Neuwen Perez sulle fasce e Bosele, Zemura verso il forfè, quindi verrà confermato Hassane Camara, Wallace in cabina di regia, Lovric e Samardzic le due mezzali, Pereira trequartista, rientra Success ormai a pieno regime, ma Lucca dovrebbe avere una nuova maglia da titolare. Studio. Stefano, il pronostico di Torino-Udinese come finisce? Caldo, Duman Zapata, il piede e la testa di Duman Zapata sono caldi, quindi Torino favorito, Torino-Udinese 1. Si vola nel giro dei campi, allora andiamo al match delle ore 18 di sabato su DAZN, Verona-Cagliari. Per il Verona ci racconta tutto Galvagni, per il Cagliari Cornacchia. Nella stagione di Marco Baroni affronta il Cagliari al Bentegodi, il primo di due scontri di reti salvezza fondamentali per la compagine scaligera che e nel prossimo fine settimana affronterà la Salernitana. Il tecnico toscano dovrebbe confermare la linea del 4-3-3 con qualche differenza rispetto all'ultimo sceso in campo contro la Fiorentina, il Franchi nell'ultimo turno, Montipò tra i pali con Yen e Amione i centrali della linea difensiva, Terracciano a destra, Doig a sinistra, il rientrante Duda al centro della mediana con Floruscio e Suslov ai lati, e poi il tridente composto da Ngong a destra, Lazovic a sinistra e Thomas Henry punta centrale.
Domani allo stadio ore 18 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, il Cagliari tenterà di cancellare il desolante 0 sulla casella delle vittorie in trasferta. Dovrà battere il padrone di casa di Marco Baroni, che da quando ha portato modifiche sul suo schieramento tattico ha sensibilmente migliorato la situazione degli scaligeri, che comunque non vincono dalla seconda giornata. Ranieri potrà contare sull'intera rosa a disposizione, a parte i lungodegenti Rogge e Capradossi. Probabile lo schieramento a specchio rispetto all'avversario, quindi un 4-2-3-1 con Scuffè in porta, difesa con Nandez, Goldaniga, Dossena e Augello, centrocampo Diga 2 con Makumbu e Prati, 3 centrocampisti avanzati con Oristanio, Viola e Iancto, di fronte davanti all'unica punta Pavoletti, che va in gol da 2 giornate consecutive. Studio. Partita complicata, Verona-Cagliari, molto, come finisce molto, Stefano Impalomeni? Marco, ma questa volta abbiamo sentito il Verona non vince dalla seconda giornata, quando superò la Roma, quindi salto triplo, 3 punti fondamentali, e 14 punti in caso di vittoria andrebbe il Verona e supererebbe il Cagliari che sta a 13, dunque Verona-Cagliari 1. Andiamo alla capolista che sembra andar via sabato ore 18 su DAZN Sky, Inter-Lecce, con l'Inter senza Lautaro. Ci racconta tutto per l'Inter Ivan Cardia, per il Lecce Filippo Verri. La tegola in casa Inter è lo stop di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha rimediato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare la gara contro il Lecce, anche quella contro il Genoa. Il suo 2023 finisce qui. Simone Inzaghi schiererà quindi Marco Arnautovic titolare insieme a Marcus Thuram, recupera Alexis Sanchez che dovrebbe partire dalla panchina. In porta, rispetto alla formazione vista in Coppa Italia, tornerà Jan Sommer, ha convinto Bissek, che potrebbe anche essere confermato come titolare, ormai pienamente abile e arruolabile Benjamin Pavard. Ballottaggio 3-2 con Acerbi e Bastoni a completare la difesa, Darmian e Di Marco sulle fasce, tornano i titolarissimi in mezzo al campo con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan a dirigere le operazioni nella gara che vedrà i nerazzurri ospitare per l'ultima casalinga di questo 2023 il Lecce. Il Lecce vuole replicare quanto di buono fatto contro il Frosinone, ma ha davanti a sé una montagna altissima da scalare, ovvero la capolista della Serie A, l'Inter a San Siro. I giallorossi dovranno fare a meno degli infortunati Holmquist e Dermagu, mentre D'Aversa non siederà in panchina a causa della squalifica. Tantissimi dubbi di formazione, l'unica certezza è il 4-3-3 con Falcone in porta, Gendre a destra, Pongric e Baschirotto centralmente, mentre come terzino sinistro Gallo è in leggero vantaggio su Dorgu. Ramadan in cabina di regia e solo Gonzalez, oltre all'albanese, è quasi certo di un posto in mezzo al campo. Kaba, Udan e Rafià si contendono il terzo tassello. Nel tridente Sansone potrebbe strappare il posto a Strefezza, Piccoli in vantaggio su Krstović e l'unico certo di titolarità è la Mac Banda, in un grandissimo stato di forma. A voi studio. Stefano Impalomeni, pronostico scontato? Non tanto, però scelgo l'uno perché l'Inter dovrà rispondere soprattutto a questo quesito. È davvero Lautaro dipendente questa squadra? Lo vedremo, però cerco di premiare l'Inter con un 1, ma sarei più per il pareggio, ma è 1. E andiamo all'ultima partita di questa giornata. Vi ricordo, dovete indovinare il pronostico anche di questa partita, lo dico ai nostri amici ascoltatori. Una è Bologna-Atalanta e l'altra è Roma-Napoli. Ore 20:45 su DAZN, Roma-Napoli, per il Roma Gabriele Chiocchio e per il Napoli Fabio Tarantino. Nel turno dell'antivigilia di Natale la Roma ospita il Napoli nel tentativo di vincere il primo big match di stagione, dopo aver ottenuto 2 soli punti in 5 gare contro Milan, Inter, Lazio, Fiorentina e Bologna. Mourinho recupera Lukaku in attacco dopo la squalifica scontata al Dallara e il ballottaggio principale verte su chi giocherà al suo fianco, con El Shaarawy, Belotti e Azmoun che si contendono un posto e anche l'ipotesi Lorenzo Pellegrini a supporto del belga che non è da escludere.
In difesa, Mancini è tornato ad allenarsi oggi dopo non averlo fatto per tutta la settimana. Soffre di pubalgia ma stringerà i denti e giocherà davanti a Rui Patricio con Llorente e Ndicka a completare il pacchetto. Sugli esterni, i favoriti sono Christensen e Spinazzola, con Bove che prenderebbe il posto di Pellegrini se il capitano fosse impiegato davanti, con Cristante e Paredes intoccabili del reparto. Situazioni infortunati, Kumbulla dovrebbe andare in panchina nel prossimo match, quello contro la Juventus, in cui potrebbe rientrare anche Paolo Dybala, mentre su Smalling non ci sono novità. Non è solamente un big match, una gara importante per provare a risalire in campionato e riconquistare la zona Champions League e avvicinarsi alla vetta. Roma-Napoli per gli azzurri è anche la partita del potenziale riscatto dopo la beffa della partita di Coppa Italia persa 4-0 contro il Frosinone, un risultato difficile da dimenticare oltre la consapevolezza di aver abbandonato immediatamente una competizione come la Coppa Italia. Come ci arriva il Napoli? Non bene fisicamente e mentalmente, ma ci arriva con il rientro tra i convocati di Anghissà e Zielinski. Non ci sarà Elmas, ceduto all'Ipsia, come di fatto confermato dal presidente De Laurentiis. Sarà 4-3-3 con Meret in porta, con Di Lorenzo, con Rachmani, con il ritorno probabile di Nathan al centro della difesa, con Mario Rui a sinistra. Al centrocampo Lobotka, Anghissà e il ritorno anche di Piotr Zielinski. In attacco Kvaratskhelia, Politano, Victor Osimhen. Studio. Siamo alla fine, Stefano Impallomeni, ultimo pronostico, punti pesanti per la Champions. Siamo all'incrocio pericoloso, Marco, l'incrocio Champions League, vedo un pari. Roma-Napoli X, 4 gol, 2-2. Termina qui il Giro dei Campi.